Ciao a tutti, buonasera e ciao Frida, io ti ringrazio per avermi fatta voce per questa giornata a cui partecipo pur essendo in vacanza, ma sono contentissima di rientrare all'interno del mondo scolastico, insomma, sono comunque ancora una studentessa e io provengo dall'Istituto Superiore Professionale Lang Meucci di Moda e attualmente sono studentessa presso la LABA, l'Accademia di Belle Arti di Rimini. E io ti ringrazio, Frida, perché so che ti impegni sempre per promuovere l'attività per gli studenti e cerchi sempre di tirar fuori il meglio di noi. Oggi per l'appunto si parla di capacità dei giovani e mi fa molto piacere raccontare la mia esperienza per quanto riguarda le superiori. E di quello che ho vissuto e di quello che mi ha portato insomma, in questi anni che sto vivendo nell'università. E ci tenevo a dire che non bisogna mai basarsi sulle etichette che vengono date alle scuole. Parlo per chi deve scegliere, insomma, l'indirizzo più adatto. Spesso si sa che per il primo anno di superiore si sceglie anche un po' a caso, si sceglie quello che ci si sente di fare e non sempre è l'indirizzo più adatto a noi. Io vivo nel mondo universitario con persone che provengono da mondi completamente diversi da quello che è la moda, quindi non bisogna demordere, nessuno paura, si ha sempre l'occasione per cambiare. L'importante è metterci impegno. Io poi mi ritengo fortunata che ho scelto subito l'indirizzo più adatto a me, quindi poi ho trovato anche la passione per continuare. Infatti devo la scelta del mio continuo in accademia anche grazie alla preparazione che la scuola mi ha dato e posso confermare che non bisogna mai appunto basarsi su quello che si dice delle altre scuole, perché della mia si è sempre detto che non si fa niente, che non si ottiene nulla e invece per ottenere i risultati serve sempre impegno, non viene regalato niente. E quindi insomma posso confermare quanto sia valida la nostra preparazione. Io parlo in ambito di moda, quello in cui attualmente sono ancora inserita e quindi devo questi risultati che sto ottenendo grazie al mio percorso nelle superiori, che ha sicuramente aumentato le mie capacità, le mie potenzialità. Infatti oggi si parla appunto di capacità dei giovani e sicuramente niente da niente, come si dice, quindi bisogna sempre impegnarsi. Io sono stata fortunata che all'interno della mia scuola ho incontrato professori che tengono tanto agli studenti, a tirar fuori il meglio di noi e che organizzano sempre attività originali, sicuramente belle. Io infatti ho avuto la fortuna di essere portavoce della mia scuola durante la Giornata Mondiale dello Spazio infatti sono stata invitata a Cambridge insieme a Francesca Faedi che saluto e che insomma parlerà dopo di me insomma ho avuto questa fortuna di partecipare all'intervista del professor Didier Queloz a Cambridge e sono anche un po' mi sono un po' messa alla prova, sono un po' uscita dai miei schemi fuori dalle righe perché si parlava di fisica, di scienza, materie matematiche. Io ho un tipo di capacità prettamente creative, ma devo dire che mi sono messa alla prova in un ambito che non è il mio. Felicissima, contentissima di aver partecipato e ringrazio ancora Francesca Faedi per avermi fatto partecipare a questa esperienza. Penso di aver raccontato brevemente quella che è stata la mia esperienza che è iniziata alle superiori e poi ho avuto la fortuna appunto di dare un continuo a questo mio percorso in ambito di moda. E, sì,
sicuramente io sono al primo anno di accademia, ma sono certa che le mie capacità stanno venendo fuori e verranno ulteriormente fuori grazie a questo percorso. E niente, io vi saluto, grazie ancora per avermi fatto partecipare a questa giornata.